Oggi, per comunità resilienti, siamo a Laviano, nell'alta valle del Sele, in provincia di Salerno, avamposto tra Lucania ed Irpinia, un paese che, profondamente segnato dagli effetti del sisma del 1980, prova a ripartire puntando tutto sui giovani e sull'unicità del territorio. Dal punto di vista economico, la comunità si distingue per una consolidata e storica attività zootecnica, con produzione di carni e caciocavallo di ottima qualità. Il rilancio turistico riparte da risorse come la storia, la montagna e la natura incontaminata e l'attività ad essa legata. Laviano può essere considerato un piccolo scrigno per gli amanti del turismo naturalistico, soprattutto dopo l'inaugurazione del ponte tibetano. Il ponte è sospeso a circa 80 metri di altezza ed è lungo circa 90 metri ed è situato in uno dei punti più stretti del vallone delle Conche. Prima di passare la parola al sindaco Oscar Imbriaco, che ci farà conoscere aneddoti della storia locale ed iniziative future di sviluppo, vorrei citare uno slogan che si trova sul sito del comune e che dice: "Confidiamo di trattenere a Laviano tutti quelli che sbagliano strada, tutti quelli che seguono itinerari alternativi per evitare di finire negli ingorghi del turismo di massa." Salve, sono Oscar Imbriaco, il sindaco di Laviano. Laviano è un paese impostato sulla struttura dell'Appennino meridionale. Di fronte a noi ci abbiamo il Monte Pennone ed è una delle strutture della campagna più alta della Campania. Le produzioni tipiche locali sono rappresentate dalla zootecnia, quindi dalla produzione di caciocavalli, che per quel che riguarda e quel che sono conoscenza, la produzione di caciocavalli è un'eccellenza sia nella quantità ma soprattutto nella qualità del prodotto. Oltremodo, come dicevo prima, la qualità del prodotto è legata essenzialmente all'alpeggio, in quanto gli allevatori nel periodo che va da maggio a ottobre vanno in alpeggio, quindi gli animali si nutrono di essenze di erbe molto particolari che danno un gusto e un sapore molto eccellente al prodotto. Come dicevo prima, Laviano è un paesino di 1300 anime. È un paesino che, come tutti i paesi della fascia appenninica, soffre un pochettino del fenomeno dello spopolamento. Ciò nonostante, stiamo cercando di, quindi, in qualche modo tamponare questa fenomenologia anche con manovre di tipo economico, abbattendo i costi alle famiglie numerose. Laviano è famoso anche per il castello, è famoso anche in modo particolare per il ponte tibetano. Ponte tibetano che è stato da me inaugurato nel 2015. A oggi abbiamo una presenza di circa 15.000 persone ogni anno, che va da aprile fino a ottobre, quando ciò si chiude. In più ci tenevo a ricordare una cosa. Da qualche anno è sorto un comitato per le ferrovie, la ferrovia Condussi-Galipoli. Ebbene, i Borboni già nel 1861 avevano pensato di intervenire in quest'area realizzando una struttura che era la ferrovia. L'ingegnere incaricato si chiamava Antoine Omeras, un francese. Poiché probabilmente andò a toccare delle sensibilità locali, questo ingegnere, il 27 ottobre 1861, fu ucciso da un agguato di briganti. Io ci tenevo a dire questa cosa qua perché ancora oggi nel vecchio cimitero del Comune di Laviano, ormai un po' in disuso, abbiamo conservato la lapide di questo signore. E per cui noi ci vogliamo fare promotori in qualche maniera di questa idea dei Borboni e che oggi è stata ripigliata da questo comitato, affinché le aree interne, a partire da Laviano, da San Domenico, da Castelnuovo, da Ricigliano e altri paesi, possano avere una comunicazione legata alla ferrovia, in modo tale che si possa incrementare quello che sia lo sviluppo economico e sociale di queste aree. Ci tenevo a dire questa cosa perché penso che lo sviluppo delle aree passa anche attraverso le comunicazioni e le infrastrutture. Io vi vorrei salutare così, ringraziando il GAL per l'eccellente
si dice che sta facendo, dicendo che noi stiamo qua, noi siamo quelli che erano nel 1980. Il Ponte di Betano per noi rappresenta il passaggio di quello che era l'Aviano e quello che vuol diventare l'Aviano. Grazie.